E vado Grazie, subito Ivana. dal mio amico Pupo, Enzo Ghinazzi. Ciao Enzo. Eccomi, ecco. Ciao, buon pomeriggio Mara. Che bello ritrovarsi, Enzo. Ah, non puoi capire il piacere che fa a me, che fa a me davvero, perché manco un po' da Roma e quindi mi emoziono anche, sono anche un po' emozionato. Ma sai, io credo che in questo periodo ci emozioniamo e siamo tutti davvero molto fragili, per cui l'emozione è vero. E la commozione arriva improvvisamente ed è anche difficile da contenerla. Allora Enzo, noi ci siamo visti tanto tempo fa, tu mi hai detto, mi hai telefonato, ma veramente credo un paio di mesi fa, tu mi hai detto guarda Mara, io adesso sto lavorando, sono in giro per il mondo, lavoro tanto, però poi fissiamo una domenica perché io voglio venire da te in studio. È vero. E io ho detto ok, fissiamo una domenica, ti parlo di 2 mesi fa. E nessuno avrebbe... Di 2 mesi fa abbiamo finito. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare, Enzo, che ci saremmo dovuti vedere così, in collegamento, quando noi 2 mesi fa abbiamo fatto tanto progetti, avremmo fatto questo, quello, insomma, avevamo pensato di qualcosa di molto bello in questo studio. Però sarà bello lo stesso e io voglio cominciare così, con un filmato per te. Di noi nemmeno una nuvola su di noi, l'amore è una favola su di noi, se tu vuoi volare lontano dal mondo, portati dal vento, non chiedermi dove si va, una parola solo, ciao, il tuo sorriso solo, ciao, per cominciare solo, ciao, per dirti amore. Cioccolato, dolce, cioccolato, dolce, cioccolato, dolce, cioccolato, dolce, cioccolato, dolce, cioccolato, dolce, cioccolato, un amore grande che comincia piano e respira vento come gli aquiloni. Firenze, Santa Maria, novella sogna, povera ancora di vergogna, sembra lo specchio della sua città. Quanti anni, Beh, eh? Una carrellata dei successi degli anni 80. Io ho cominciato a fare questo mestiere, tu lo sai, nel 1975, e il grande successo è arrivato alla fine degli anni 70 e le mie canzoni mi hanno portato in giro per il mondo, e però non mi sono mai stancato di stupirmi, anche a distanza di più di 40 anni, di 45 anni da allora, di stupirmi ogni volta che un russo, un americano, un sudamericano, un tedesco si emozionava ascoltando le mie canzoni. Io mi sono sempre stupito, ho detto perché? Forse non capiscono neanche quello che sto dicendo, ma questa è la grande magia della musica, la forza di questo linguaggio internazionale che non ha bisogno di traduzioni. Senti Enzo, come te la passi questa quarantena, questo periodo così difficile? Beh, io lo chiamo, guarda, l'incubo. Io sono qui a casa, a Ponticino, nella mia casa storica di famiglia, che costruì mio papà tanti anni fa, e nella quale io torno ogni volta che devo stare nella serenità di un luogo che mi protegge. E poi, io sai, non è un mistero, io vivo da più di 40 anni con Anna, con mia moglie, e poi da più di 30 anni ho una compagna, Patricia, che vedo meno in questo periodo perché lei sta nella nostra casa di Calenzano. Poi abbiamo anche la nostra casa a Roma, dove non vengo più, ma sto facendo la vita che fanno le persone che giustamente devono stare in casa, devono seguire le indicazioni perché non possiamo fare altro. Però la vivo
con grande speranza, con la sicurezza che passerà presto e che torneremo presto alla normalità. Che cosa ti ha fatto stare più, essere più triste in queste lunghe settimane? Che cosa ti è mancato di più? Mi sono mancati i miei amici, mi sono mancati molto i miei amici, anche tu, anche le nostre feste romane. L'ultima che abbiamo fatto, ti ricordi, con Sandra, con Simona, tutti. Anche con Stefano, l'amico Coletta, il grande direttore di Rai 1. Mi manca un po' quell'atmosfera, perché Capri. Noi siamo delle persone... è Peppino, dovrei nominarli tutti. Pippo, le nostre feste. Poi mi manca molto l'abbraccio, il contatto fisico, quello lo soffro molto, perché io sono, non è un segreto, sono una persona molto legata al contatto fisico, all'energia. Senti Enzo, 40 anni di Su di Noi? Sì, 40 anni, 40 anni di Su di Noi, infatti, sì, avrei dovuto fare... Vedo il pianoforte, me ne fai un pezzettino, me ne regali un pezzettino. La dedichiamo a tutti gli amici. Prendo la chitarra perché suonare il pianoforte dovrei girare le spalle. Enzo, la dedichiamo a tutti i nostri amici, a tutto il nostro bel gruppo di amici che si vogliono bene da 30 anni, almeno 30. Tu pensa che, esatto, che 40 anni fa la cantai al Festival di Sanremo nel 1980, questa canzone, e ancora oggi, non so se lo vedi dietro, c'è il disco d'oro, sì, che questa canzone ha conquistato nel 2019. Adesso. Su di noi ci avresti scommesso tu, su di noi mi vendi un sorriso tu, se lo vuoi cantare, sognare, sperare così. Ci dicevano no, vedrai, è tutto sbagliato. Su di noi nemmeno una nuvola, su di noi l'amore è una favola, su di noi se tu vuoi volare lontano dal mondo, portati dal vento, non chiedermi dove si va, noi due respirando lo stesso momento. Puoi fare l'amore qua e là, mi stavi vicino e non mi accorgevo di quanto importante eri tu. Adesso ci siamo, fai presto, ti amo, non perdere un attimo in più. Su di noi nemmeno una nuvola, su di noi l'amore è una favola, su di noi se tu vuoi. Io ti ho fatto pure il coro, Enzo! Su di noi, l'amore è una favola, su di noi, se tu vuoi volare lontano dal mondo, portati dal vento, non chiedermi dove si va, noi due respirando lo stesso momento, puoi fare la... Anche qua, guarda, siamo quattro gatti, però devo dire che subito lo studio si è rianimato e tutti battevano le mani e tutti un po'... Sì, quattro gatti è la parola. Ha una bella energia, ha una bella energia questa canzone. Ha una gran bella energia e adesso ti faccio vedere un filmato dannata. Tu ti ricordi quando ci siamo conosciuti noi? Io ho un'immagine di te, io conducevo un cantagiro con Fiorello. Assolutamente, e in una mi fai venire i brividi. Alle prove, tu ti sei avvicinato a me. Te lo ricordi? Noi abbiamo fatto amicizia perfettamente. Così. Perfettamente. Dai, vediamo questo filmato, Enzo. Sì. E mi ricordo che il mio primo lavoro fu andare a vendere la candeggina, le spugne nei negozi di alimentari. A
abbiamo risposto ad un'inserzione su un settimanale molto popolare. Questa inserzione diceva, mi ricordo, se non siete dei cani e avete qualcosa da dire, autori, artisti, cantanti, presentateli a questo indirizzo. E noi ci siamo andati perché tentavamo tutte le carte in un certo senso. È il mio primo disco, si chiama Ti scriverò. Ciao papà. Ciao. Posta per me anche stamani? Eh? Sempre ammiratrici? Come non detto. Tu sta posta delle ammiratrici. Durante la docenza eri così bello, ero bello come adesso. Ero bello come questo lo sai da te. Come? Non è meglio te. Non è che te lo devo dire io. Per me sei sempre stato bello. Enzo. Il mio babbo, che emozione rivedere mio babbo. Che ti porta le lettere delle tue ammiratrici. Sì, 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 era il postino di Ponticino, si chiamava Fiorello. Tu pensa che una volta siamo stati ospiti di Carlo Conti in un programma che facevamo da Rimini con Ballandi, e mio padre si chiamava Fiorello ed era pelato, e Carlo Conti fece una battuta legandosi a Fiorello, lo showman che portava il codino, ti ricordi, no? Sì, e, certo. E chiese a mio babbo: ma Fiorello, lei una volta non c'aveva il codino? E lui rispose: sì, ce l'ho ancora e funziona bene, disse. Era spiritoso come te. Era spiritoso come te, Enzo. Era un pazzo. Senti, ma i tuoi momenti di felicità quali sono? Pensa che domanda mi è venuta così. Ma io vivo, domanda molto, io i momenti di felicità, diciamo, sono brividi di felicità ne ho tanti, perché la vita mi ha regalato l'opportunità di cadere in basso, di stare in alto, mi ha regalato opportunità uniche, quindi ho dei brividi continui di gioia, di felicità, e sono quelli che vivo nella semplicità, quelli che vivo quando sono con le persone che amo. E do valore reale alle cose semplici. Senti, cose semplici. Tu tanti anni fa hai scritto una canzone bellissima dedicata alla stazione di Firenze. È vero. Perché? La vuoi sentire? Sì, la voglio sentire, perché è una canzone che a me piace molto. Ma perché tu sei stato così ispirato? Da che cosa? Perché la stazione di Firenze mi incuriosisce. Allora, molto. Io prendevo sempre un treno che partiva alle 2 di notte da Firenze per andare a Milano, ai tempi in cui avevo pochi soldi in tasca, ai tempi magri degli inizi, e mi trattenevo sempre un paio d'ore a Firenze, alla stazione, e guardandomi intorno un giorno, aspettando appunto questo treno, guardandomi intorno un giorno ho scritto una piccola poesia che poi ho musicato e ho raccontato un quadretto della stazione di Firenze in quel momento, anche perché io sono innamorato di Firenze. Dai, mi sento molto fiorentino, fammela sentire. Pur essendo aretino. Le luci spente delle 2 di notte, passa un barbone con le scarpe rotte. La notte qui non è come a Milano o a Roma, sempre pieno di casino. Fra quasi un'ora arriva la nazione, un ferroviere fischia una canzone, una signora senza suo marito, la guardo bene, solo un travestito. Firenze, Santa Maria Novella, sogna, povera ancora di vergogna, sembra lo specchio della sua città. Firenze, Santa Maria Novella, almeno mi fa sentire un po' sereno, e il portafoglio non mi ruberà. È molto bella. È una poesia, è vero. Senti Enzo, poi però tu hai avuto momenti dove sei caduto, come hai detto tu,
e poi ti sei rialzato. E io penso, ho sempre pensato che i momenti dove si cade sono poi quei momenti che magari quando li vivi pensi veramente di non riuscire a superare, di non poter andare avanti. E poi invece penso che le cadute siano così importanti nella vita di ognuno di noi, perché proprio attraverso le cadute, quando poi ti rialzi, ti rendi conto di che cos'è la vita, no? E apprezzi, molto di più dopo tutto, per cui i momenti no, i momenti brutti, i momenti drammatici, alla fine poi possono essere molto utili nella vita di ognuno di noi, anche questo momento così terribile, questo incubo che nessuno di noi poteva mai aspettarsi. Cioè penso che, spero, mi auguro che fra qualche mese tutto sarà finito, io me lo auguro e ci credo, io ci voglio credere, tra poco avremo il professor Le Foche e cercheremo di capire qualcosa di più, ma queste settimane così crudeli, abbiamo passato delle settimane drammatiche, crudeli, adesso è inutile ritornare su quello che è successo, ma penso che dopo noi saremo diversi, inevitabilmente saremo diversi. È vero, allora i momenti difficili, Mara, è chiaro che sono quelli che insegnano e ti formano, ti forgiano. C'è un piccolo problema nei momenti difficili e drammatici della vita, e il piccolo problema è se non riesci a superarli. Ah, certo. Chi non riesce a superarli è drammaticamente ferma, stoppa il suo percorso e senza la possibilità del riscatto. Ecco, la fortuna che ho avuto io è averli superati e aver avuto la... Ti faccio un esempio molto, molto semplice. Se io fossi, se la mia vita, per qualche motivo che non dipende neanche da noi, come accade adesso in questo momento, non dipende da noi, da nessuno di noi, il dramma che stiamo vivendo. Se la mia vita si fosse fermata lì nel momento peggiore, io sarei passato alla storia come un cantante di successo, passeggero, come una meteora che si era giocato tutto nel gioco d'azzardo, che aveva dilapidato la fortuna, in parole povere un cretino, un imbecille. Oggi, con l'opportunità che ho avuto, credo di essermi riscattato e chi mi ricorderà come una persona diversa, capace, che è stato capace di reinventarsi. E questo messaggio voglio che passi, perché è merito nostro, ma è soprattutto merito a volte della grande fortuna che noi impattiamo, che noi incontriamo nella vita. Quindi noi anche in questo caso dobbiamo avere la fortuna di superarlo, dobbiamo metterci la nostra grande grinta, ma bisogna essere anche un po' fortunati. Cerchiamo questa fortuna. Allora Pupo, poi tu non sei soltanto un cantautore, un cantante, un poeta, perché hai fatto delle canzoni che sono veramente poesia, però poi a un certo punto tu sei diventato un bravissimo conduttore televisivo, bravo, simpatico, padrone della scena, eh no, veramente, bravo, infatti manchi. Mai come te, vabbè. Allora, ti faccio vedere in questo momento un piccolo filmato dove c'è anche il nostro adorato Fabrizio Frizzi. Vediamo questo pezzettino bellissimo. Pinocchio, cosa fai? Mi saluti. Vuoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai? I migliori in questo campo siamo noi. Specializzata, fai il contratto e vedrai se non ti pentirai. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se non poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno i quattro per te. E questa era Ti lascio una canzone, il programma di Antonella. Sì, era Ti lascio una canzone. Momento. Io momento. E Fabrizio eravamo due dei giurati. Sì.
ti sei divertito con Fabrizio, era proprio un compagnone, era proprio un amico Fabrizio, speciale. Fabrizio, un amico speciale, mi ricordo un giorno eravamo a cena, mi sembra c'eri anche tu, eravamo a cena dal nostro amico il regista di Sanremo, sai, Duccio Forzano. No, mi sa di no. Io non, mi sa di no. Tu non c'eri allora, forse c'era Antonella allora. E mi ricordo che con Fabrizio parlammo del suo momento duro, difficile, quando fu messo, lo dico in maniera fra virgolette, messo al confino su Rai 3. E quanto soffriva lui di questo, diciamo, di questa punizione, tra virgolette. E abbiamo parlato tanto quella sera e io mi ricordo che cercavo di incoraggiarlo, di dirgli che sarebbe tornato come meritava al suo posto, infatti poi è accaduto e poi purtroppo però la vita non lo ha trattato bene. Enzo, è accaduto che poi lui ha ripreso il suo posto e noi due siamo andati ospiti, ci siamo incontrati ospiti in quella serata dove noi due ci siamo così divertiti con Fabrizio, ma insomma noi due eravamo due matti che abbiamo fatto diventare matto il povero Fabrizio, ne mando un pezzettino perché devo dire che noi due insieme siamo una grande coppia, Enzo. Vediamo un pezzettino, i soliti ignoti. Enzo Ghinazzi in arte pupo! Da Venezia, la signora Mara Provoleri in arte Vignier! Signora Vignier, lei come se la cava con gli occhi di chi si trova di fronte? In che senso? Scusa, non ho capito! Il martello! Potrebbe essere lui ad aver messo il gesso a Mara Vignier? No, me lo sarei ricordato un bel ragazzo così. Che mette gesso. Potrebbe essere lui che muove a tempo il cuoio capelluto? No. E colui che ha conquistato più tappe di pupo? Potrebbe essere. In che senso? No, in che senso più ciclista, tappe? Più donne piccole. Senti pupo, me fai da fuori da testa però veramente. Sì, ho messo il gesso. Te la ricordavi, Enzo? Sì, io me la ricordavo benissimo, benissimo, anche perché quella sera dicemmo una cosa, forse sulle ali dell'entusiasmo dicemmo io e te dobbiamo fare un programma insieme. Ma anche Fabrizio ce lo disse subito. Mi sa che quella sera dopo siamo andati a mangiare tutti quanti assieme. È stata, insomma, veramente... Sì. È stata una bellissima serata e noi mandiamo un bacio grande al nostro Fabrizio. Ah, davvero. Enzo, vado in pubblicità e poi torno da te. Sì, aspetto. C'è Domenica Il sulla Rai, sulla Rai, c'è Domenica Il. C'è Domenica Il. C'è Domenica Il. Allora Enzo, intanto qua mi arrivano messaggi, sai che noi andiamo proprio in diretta da tutti i punti di vista. Sì. Gianni Ippoliti mi scrive che il tuo papà fece Non è mai troppo tardi su Rai 3 nel 1991. Grazie Gianni per questa informazione. Gianni è un grandissimo amico, una persona di una sensibilità eccellente. E papà tuo che faceva? Si divertiva? Lui faceva, si divertiva, ti ricordi faceva quella trasmissione dove metteva le persone anziane particolari in un sui banchi di scuola all'aperto, tipo non è mai, esatto, e mi ricordo che una volta mio papà ebbe un'uscita abbastanza simpatica, ma sempre un po' sopra le righe, come dire, perché lui dava una risposta a tutto e aveva una risposta, non diceva mai di non aver capito. E allora Ippoliti un giorno
sfogliando il vocabolario in trasmissione, si fermò alla parola ignifugo e chiese a mio papà: signor Fiorello, lei ogni tanto si sente un po' ignifugo? Lui ci pensò un attimo e disse: io faccio i cacchi miei e non rompo le palle a nessuno. Ci aveva paura di niente papà, eh? Sì, no, ma niente. Senti, ma con mamma tua è stato un grandissimo amore? Sì, assolutamente, assolutamente. La mia mamma è ancora con me, sai? Lo so. Ancora qua. Allora mando subito un filmato, eh? Voglio mandare un filmato. No, no, manco quello, no, no. Voglio mandare il filmato di Enzo con la sua mamma. Dovremmo averlo, perché è un filmato che Enzo mi ama. Abbiamo un grande regista, come chiedo una cosa, pronto, grande Roberto Croce. Amico mio, grande Roberto. Mandiamolo Roberto allora, dai. Ho imparato che il bene più grande che esiste nel mondo è sempre la mamma. E alla mamma, brava, che mi vuole bene, mi resta soltanto una cosa da dire. Anch'io ti voglio bene, un bene grande così. Allora, ci si assomigliava di più così. Mara, guarda che sorpresa, la mia mamma. Buonasera signore, buongiorno Irene. Guardala là. Buongiorno signore Irene. Buonasera. Oh, io la guardo tutte le domeniche. Grazie Irene, grazie. Lei canta benissimo, signore Irene, canta benissimo. Io sono la cantante della chiesa anche, eh? Ah sì? E che canti in chiesa, Irene? Nel coro. Cosa canti in chiesa? Cosa canti in chiesa? Tutte le canto. Fammene un pezzettino. Irene, ci diamo del tu. Se guardi... Tanto noi siamo famiglia con tuo figlio. Ci diamo... Posso darti del tu? Sì. Ecco. Allora Irene, che c'è scritto lì? Fammi un pezzettino, non leggere niente, tanto qui. Fammi un pezzettino. Ma di che? Della chiesa. Esatto. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra. Sono pieni della tua gloria, Osanna, Osanna, tutti nell'alto dei cieli. Grande! Ma hai scombinato ogni cosa. Irene! Irene, sì. Irene, ma tra tutte le canzoni di tuo figlio Enzo, qual è quella che tu preferisci, che ti piace di più? Ce ne tante. Ma ce ne sarà una. Ce ne tante, tante che no. Qual è? Che ne so, l'ha chiesto a te. No, ma nel senso, le so tutte, Enzo. Ma qual è allora quella che ti viene più di cantare, che ti fa più... che canti di più delle altre? Ce ne sarà una che tu preferisci? Mettimela nel cervello, perché ora mi viene. A lei gli piace questa, senti. Dai, fagliela sentire. Questa, gli piace questa a lei. La cantiamo. Allora. E non c'è più la luna che ci guarda, l'avevi detto tu che è un po' bugiarda, il vento che portava il tuo calore.
la voglia matta di ricominciare. Piangerai, forse sì, forse no, se non piangi tu. Scriverai, forse no, forse sì, se mi scrivi tu. Hai capito? Questa gli piace a lei. Senta, Irene, ma che figlio è Enzo? Dimmi, che figlio è? Buono, bravo, ti ha fatto tribolare da ragazzo? Com'è? Sì, da ragazzo mi ha fatto un po' tribolare, ma ora è un uomo proprio perfetto. Ma da ragazzo che faceva, Irene? Non fa una grinza! Adesso, ma da ragazzo che faceva? Oh, le combinavate tutte, Mara! Tipo? Le combinava di tutte. Andavo dietro a chi? Mi piaceva andare dietro a chi? A chi? Alle donne. Mi piaceva andare... Dice che andavo dietro, alle donne, dico. Ma se... Ma che faceva con queste donne? Irene, che faceva con queste donne? Me le portava anche in casa. Pure? Sto disgraziato. Cioè, le trovavi in camera da letto? No, ci stavo attento perché magari io dormivo, che ero stanca, capito? Io lavoravo come un mulo. E lui andava a letto e dormiva. E non dormiva. Non dormiva? E che facevi? Non dormiva perché c'era da fare. Enzo, che facevi? Con la mamma in camera, con la mamma nell'altra camera, no, che no, ma... stanca, che lavorava. Certo, allora, certo. Allora, io ho toccato, devo dire che se sono diventato un omino, come ha detto lei, un omino tutto di un pezzo, è perché poi ho veramente toccato il fondo, perché ho portato anche ai tempi del terribile vizio del gioco d'azzardo, portavo anche i miei amici, giocavamo a carte a casa. Ah. C'era mia mamma... Come mi brontolavi, non volevi che stessi a guardarmi. Eh? Non volevi che stessi a guardarmi giù nel fondino. Va a letto, mi dicevi, va a letto, che ci fai così? È vero, Hai capito? La mandavi a letto? Io non ho parole. Vabbè. Ragazzi, avete capito perché io sono così, no? Sì, abbiamo capito. Sì, adesso invece è a posto, Irene, adesso è a posto, è diventato serio. È diventato un uomo ora. È diventato un uomo? Sì. Prima non era tanto uomo, eh? A me non credo che sia un uomo ancora, io non l'amo. Ora mette in dubbio anche la mia sensualità, ma siamo, scusa, siamo Enzo, alla follia. Ci sono delle novità nella tua vita, perché tante donne... una compagna da 30 anni, tua moglie, tre figli hai, no? Due con tua moglie, uno e una figlia grande. Allora, ho tre figlie, due con mia moglie, ecco, una è qua, è Clara, che è con me. Già chiamata. Che vive con noi ancora oggi. Ciao Clara. Ciao Mara. Ciao, che Clara è la piccolina. È la piccolina che ha 29 anni, poi c'è Ilaria che ce n'ha 45, c'è Valentina che ha 37 anni e che ho avuto da Mary, una mia compagna, una mia storia d'amore degli anni 80. E sei già nonno? E poi ci sono io che ne ho 15 le gambe. Fammi vedere Irene. Sì, dimmi Mara. È stato un Don Giovanni tuo figlio, eh? È un po' disgraziatello è stato, Adesso basta, vero Enzo? Gli piaceva giocare, no, ma ora è diventato proprio un uomo, Adesso basta, assolutamente, adesso basta. Come ha detto Amanda Lear, la boutique è chiusa? Amanda Lear è venuta qua, no? Pochi mesi fa, ha fatto una bellissima intervista e lei è la regina dell'ironia e dell'intelligenza, io la amo molto. Allora io le ho chiesto Amanda, ma hai qualche fidanzato? Cioè, com'è la tua vita sentimentale? Lei mi ha detto
No, Mara, la boutique è chiusa. Ecco perché Enzo ti ho detto te, se anche per te la boutique è chiusa. Assolutamente, assolutamente. Che facciamo? Guarda lui. Ho capito che Enzo, che fa tanto quello, no? Invece poi lui ha un fondo di riservatezza, perché ti ho visto un attimo, un attimo imbarazzato adesso, un attimo imbarazzato adesso. Allora Pupo, tu hai detto sono caduto, sì, mi sono rialzato e poi è arrivata la Russia. Un giorno tu vai in Russia in un bar, senti suonare dentro questo bar una tua canzone e tu rimani esterefatto e dici beh, ma allora sono diventato veramente famoso. Famoso, è andata proprio così, è andata proprio così. Ti faccio vedere questo filmato e poi mi racconti l'avventura in Russia con i tuoi compagni, con i tuoi amici artisti. Irene e Clara, rimanete lì, magari mettimi mamma un po' più a favore, sì, perché la vedo di profilo, invece sì, me la voglio vedere di faccia, questa bella mamma che hai. Stai qua a sedere, mamma, così. Che sbagli. Bella che sei. Vediamo la Russia. Ma è bellissima, mamma. È bellissima. Dai. Sì. C'è una fila dietro. Come la processione. Come la processione dietro. Vediamo il filmato. Io vado in chiesa a cantare. Vediamo. Vuole cantare. Preparati, Irene. Ты выглядишь нежно и сладко, во взгляде как будто загадка. Все с виду и ладно, и складно, да что там внутри, мне понятно. Насквозь падай люнги капелли, ту балли маджести сон квелли. Бамбина, ти воглио, ти сенто, ти вови ми скучи, ми арендо. Ты слаще шоколада, лучше шоколада, неизвестно, непонятно. Умбачо чоколадо, пиотеро рубато, джерато чоколадо. Спасибо! Спасибо, Фонарио! Thank you, everybody! Happy holiday to everybody! Ciao, Pupo and Chocolate! Hai visto Irene lì, lui circondato da ballerine seminude, tutte spogliate, Irene, erano, le hai viste? L'ho viste, ho cantato. Ma gelato al cioccolato, Irene, la sai? Certo dai, che la sai. Allora, tu la accompagni e mamma Irene la canta. Va bene, vai. Anche te, Clare. Sei pronta? Vai. Ma dovevo andare? E ti amo. Ti annoi? Da bene balliamo. Sei bella? Ti voglio con te. Aiuta Renzo. Allora, questo me lo... Vai. Ma dovevo andare? Ti amo. Ti annoi? Da bene balliamo. Sei bella? Ti lasci guardare. Con te non c'è niente. Hai capito? Gelato al cioccolato. Un bacio al cioccolato e io te l'ho rubato. Gelato al cioccolato. Gelato al cioccolato. Rimani così. Che dolce sei tu. Non chiedo di più. Non chiedo di più. Allora. Ma poi senti, ti faccio sentire cosa cantiamo sempre in Russia, Sì, vai. La canta anche te questa. Ma anche in russo canta mamma? Rast Italia, polivini e grusci,
Papuli, tu non mi venda coi, i gladi mi chiedami di Katiuscia, ma ne scoi, na racca ne spacoi. Come se, siamo scemi! Irene. Irene, Mi sempre Mara ti chiama, Irene, sono sempre io qua. Ti volevo chiedere una cosa, ma il tuo cantante preferito, a parte tuo figlio, qual è il tuo cantante preferito, a parte Enzo? Enzo il numero uno. No, ora a parte Enzo. A parte no, Enzo a parte il numero Enzo... uno. Poi chi ti piace? Sì. Chi ti piace? Un altro cantante sarà che ti piace? No. A te è sempre piaciuto? Mi è sempre piaciuto, ma me ne sono scordata. E allora solo Enzo, dai, solo Enzo, Irene. Solo sì, Enzo sì, che è il numero sì, uno. Sì. Non sai i messaggi che stanno arrivando, Sandra, tutti pazzi di tua mamma, Enzo, te lo dico. Tutti pazzi di tua mamma qua. Allora, grazie. Invece... Ha visto, io vado anche... Dimmi. Come si chiama lei? Mara Venier. Mara! Io vengo anche in chiesa a cantare, l'hai visto, no? Sì, sei bravissima. Ora fra poco allora, senti, sono l'ali e volo. Irene, quanti anni ha mamma? Me lo si posso chiederlo? 20 per gamba. No, allora già. Ha 87 anni e li ha compiuti il 13 di aprile. Quindi abbiamo fatto il suo compleanno in quarantena, praticamente. Che Dio la benedica, guarda. Esatto. C'ha gli occhi bellissimi. C'ha gli occhi Senti Enzo, grazie. Adesso però voglio arrivare perché io ho sentito ieri, mi hanno mandato il pezzo che hai scritto e ti devo dire che... Nuovo. Sì, veramente molto, 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 molto bello. Allora... Intanto raccontami quando ti è venuta l'ispirazione di scrivere questo pezzo e poi mandiamo il video perché è bellissimo. Ma l'hai fatto questo? E io questa canzone l'ho scritta, ho ritrovato, pensa che diciamo veramente tutto il male non viene per nuocere, in questa quarantena ho ritrovato il mio ambiente, i miei luoghi e ho ritrovato la creatività, una creatività e un'ispirazione che credevo... di aver perduto per sempre. Invece è nata un instant song, si chiama, una canzone immediata che ho scritto in 10 minuti guardando mia figlia Clara negli occhi e ispirandomi a lei e pensando a lei e a tutti i giovani, a tutte le mie figlie, ma a tutti i ragazzi che hanno bisogno di punti di riferimento, soprattutto in questi momenti difficili. È nata questa canzone che abbiamo pubblicato immediatamente, pensa, è già da 2 giorni disponibile su Spotify e su Amazon e sta avendo un successo pazzesco, ma è la prima volta che la faccio ascoltare ufficialmente qui e sono contento di farlo con te, con una grande amica e con una persona del tuo livello etico e del tuo livello di, diciamo, di persona vera genuina. Non mi far commuovere che in sto periodo siamo tutti molto fragili. La canzone, io mi sono la canzone molto si chiama commossa. Il rischio enorme di perdersi. E allora ascoltiamola. E devo ringraziare voi, anche Francesco Valitutti, che ha messo delle immagini bellissime su questa canzone. Grazie. Ascoltiamola e vediamola. Non c'è più niente da fare, mi sembra tutto irreale se anche l'attesa è un inganno. Perché nessuno è partito e nessuno deve arrivare, nessuno tranne la noia che si nutre di una paura che toglie il fiato e non sai perché. Io mi credevo immortale, nel senso più spirituale che nella mia anima accende. La fiamma della speranza che non mi ha mai abbandonato, ma questa volta c'è un gelo che sta ibernando il mio cuore. Cerco il futuro, ma lui dov'è? E ascolto Clara che parla con le sue amiche al telefono e non mi sembra turbata,
ma ride come di solito. È in lei che devo trovare la forza per non arrendermi, è lei che devo proteggere dal rischio enorme di perdersi. L'attesa e la sofferenza, due condizioni essenziali che per affrontare la vita devi impararci a convivere. E allora io come sempre in questa attesa ritroverò la convinzione che un giorno nel mio giardino rinascerò. Ascolto Clara che parla con le sue amiche al telefono e non mi sembra turbata, ma ride come di solito. È in lei che devo trovare la forza per non arrendermi, è lei che devo proteggere dal rischio enorme di perdersi. Il rischio enorme di perdersi. Finita? Grazie. Grazie. Molto bella, Enzo, veramente. Grazie. Molto, molto, molto. Grazie. Bella. Grazie. Grazie. È bello. Grazie. Anche in questi momenti così difficili ritrovare poi la voglia di scrivere, la voglia di comporre. Cioè ritrovare anche la creatività, che in certi momenti pensi anche di non averla più, e invece significa che c'è proprio una forza dentro di noi, nonostante tutto, che è quella di andare avanti, di scrivere. È molto strano, sai Enzo, in queste settimane io mi collego con tanti amici e con tanti artisti, e tutti mi dicono questa cosa qua, che tutti sono riusciti a comporre, a scrivere, chi un libro, chi un pezzo, chi un film. Veramente, sì. Nei momenti di dolore poi, alla fine, la forza viene fuori. È vero, noi ci auguriamo tutti che questi momenti in cui le nostre corde emotive sono più sensibili, di arrivare a poter esprimere le nostre emozioni, ma poterle poi di nuovo esprimere nella gioia di stare insieme, tutti insieme, perché noi siamo nati per stare insieme, non per stare separati. Noi siamo nati per stare nella comunità, nell'abbraccio, nella gioia di un bacio. Noi dobbiamo ritornare a questo. E io ti aspetto per abbracciarti. Speriamo. Grazie. Speriamo di riuscire, magari prima di chiudere questa edizione così tribolata di Domenica In, sarebbe bellissimo per me riuscire a non finire con i collegamenti. Io so che il direttore Coletta mi sta guardando e ti saluto, direttore, e grazie veramente. Ma Stefano sì. È un grandissimo amico, lo saluto anch'io, Stefano, e so che è un amante della musica degli anni Ottanta, perché noi abbiamo cantato insieme. Allora, dedica e se una vuoi canzone, chiudiamo cantando una dedica canzone. Dedica una canzone al mio direttore, dai, che ci sta guardando. Dai, chiudiamo così, dai. Allora, Stefano Bellini. Chiudiamo, allora, sì, dice mia madre, ma chi è Stefano Bellini? È il direttore di Rai 1, mamma, è il direttore di Rai 1, Stefano Bellini. Allora, questa, sei pronta? Clara, sì. Dai, vai, dedicata. Voglio un amore che sappia di te, con quel gusto un po' amaro di un vino da re. Un ricordo che sciolga i ricordi che ho, per cui valga la pena di arrendersi un po'. Un amore grande che comincia piano e respira vento come gli altri. In alto.
grazie Enzo, grazie Irene e grazie a Clara. Grazie Mara. Grazie. Ciao Mara. Ciao Mara. Senti Enzo, se tutto va bene io vengo a salutare mamma. Faccio una gita. Ha detto che... Sai cosa ha detto? Ma la messa non ci viene mai lei. Sta zitto, cacchierino. Signora, se tutto... Non è mica vero, eh. Allora Irene, ascoltami Enzo, guarda che parlo seriamente. Sì. Se tutto va bene, se tutto va bene, quando sarà finito e ci si potrà muovere, mi vieni a prendere, mi porti a casa da mamma, vado a messa con mamma e poi rimango a passo. E si canta insieme. Perfetto. Ma veramente è una promessa. Portiamo anche Sandra. Portiamo tutti. Tutti gli amici. Io però vengo. Grazie. Io ti dico, chiudo così. Anch'io tantissimo, volevo dirtelo anch'io, ti voglio tanto tanto bene, un affetto vero, sincero e una grande stima. Ciao. Grazie mille. Ciao tesoro. Ciao. Ciao.